Allora, gentile signora Migaleddu, ai figli, alla sorella, a tutti i familiari presenti e alle persone che sono intervenute questo pomeriggio. Signore e signori, desidero porgere il più cordiale saluto a tutti voi e un vivo ringraziamento a coloro che hanno contribuito a fare in modo che il nostro Paese potesse ricordare nel modo migliore Vincenzo, il quale ha indirizzato la sua vita attraverso lo studio, il suo servizio e il suo impegno, onorandola e rendendole lustro. Consentitemi di manifestare la mia profonda commozione nel ricordare Vincenzo Migaleddu. Sono consapevole che l'intitolazione del centro oggi alla sua memoria non cancella, anzi rafforza, un profondo senso di vuoto che scaturisce dalla consapevolezza che dal giorno della sua scomparsa non solo Martis, ma penso tutta la Sardegna è diventata più povera. Sappiamo che dialogare, mettere d'accordo associazioni, gruppi, movimenti è molto complicato. Ci sono situazioni molto variegate e travagliate, ci sono alti e bassi, momenti di altissima euforia e momenti di grande tristezza. Serviva un punto di riferimento e Vincenzo lo era. Sapeva dare una risposta giusta al momento giusto. Lui trasmetteva col suo impegno quei valori che spesso ci dimentichiamo. Disponibile verso tutti, riusciva a prendere quelle decisioni difficili dando una risposta a tutti i problemi. Era quella persona che ti lasciava tranquillo perché sapevi che tanto c'era lui. Vincenzo credeva nel valore della vita, difensore della natura e della nostra terra, del diritto alla salute, nella biodiversità, nell'economia circolare, contro l'inquinamento ambientale. Ha sempre creduto e lottato per avere una società più equa e solidale, un modo di vivere e di vedere le cose dalla parte della gente comune, contro i grandi poteri. Lo ha dimostrato nella vita con le sue lotte fianco a fianco delle associazioni, dei gruppi, della gente normale, contro le grandi multinazionali, andando controcorrente quando riteneva di essere nel giusto e portando avanti quegli ideali e quei valori che oggi tutti noi gli riconosciamo. Ritengo sia opportuno ora ricordare alcuni passi più significativi della sua intensa vita. Il dottor Vincenzo Antonio Giuliano Migaleddu era nato a Sassari nel 1952, si è laureato in medicina e chirurgia e si è specializzato in radiologia nell'81 presso l'Università di Sassari. In servizio dal 1977 al 2006 presso l'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Università di Sassari come medico interno. Era responsabile della sezione di terapie ablative percutanee e ecoguidate presso l'ASL di Nuoro. Autore di oltre 220 pubblicazioni, delle quali numerose su riviste internazionali, ha partecipato inoltre a numerosi corsi, congressi e convegni con la presentazione di comunicazioni in qualità di docente o relatore. Era direttore scientifico per la formazione e la ricerca dello SMIRG, No Profit Foundation, ed editore del sito di interesse ecografico quadrilingue inglese, sardo, catalano e italiano. È stato condirettore per un programma di ricerca di base metabolonica con spettrocropia RM ad alto campo presso l'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Sassari. Era consigliere nazionale della Società Italiana di Ultrasonografia, Medicina e Biologia e membro della Società Italiana di Radiologia Medica della Società del Nord America. In qualità di membro ISDE, Italiani Medici per l'Ambiente, ha scritto numerosi articoli e riviste e capitoli in libri sulle ricadute sanitarie delle pratiche scorrette dell'incenerimento del ciclo dei rifiuti e sui rapporti ambiente e salute. Il dottor Migaleddu nel febbraio del 2000, come presidente del Comitato per l'Europa delle Regioni, scrisse: «È assodato che il sistema dei partiti non è in grado di garantire a molte regioni dello Stato italiano, fra cui la Sardegna, la rappresentatività territoriale nell'Europarlamento, almeno finché rimarrà in vigore la vecchia legge elettorale, che include in stesse circoscrizioni elettorali regioni a bassa densità e ad alta densità di popolazione. Il
tutto ciò ha manifestato l'esigenza di modificare tale legge. E la scarsa però sensibilità delle segreterie dei partiti ha fatto sì che su questo argomento da oltre 4 anni non se ne discuta più. In questo contesto che nasce in Sardegna il Comitato per l'Europa delle Regioni, che ha come suo scopo fondamentale quello di riaprire il dibattito su questo tema. La sua azione è ispirata ad un atteggiamento propositivo, e cioè quella di presentare a partire dalla comunità sarda un disegno di legge di iniziativa popolare semplice, teso a modificare quella legge del 79, così che giustamente ogni regione possa esprimere i propri rappresentanti. Una volta depositata la proposta di legge alla Corte di Cassazione all'indomani della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci saranno solo 6 mesi per raccogliere 50.000 firme. Sarà questo uno sforzo importante che Vincenzo, insieme a tutte le associazioni e a tutti i responsabili dell'attuazione del progetto, ha a disposizione un movimento che parte dal basso, utile per far scaturire nella società sarda atteggiamenti positivi e costruttivi, consentendo la partecipazione di tutte le persone e le organizzazioni di buona volontà per il raggiungimento del risultato. Dunque vogliamo mettendo la propria intelligenza a disposizione degli interessi collettivi della comunità. Nonostante la legge di iniziativa popolare abbia avuto un notevole successo con la raccolta di circa 54.000 firme nella sola isola della Sardegna, per ben 2 legislature il sistema dei partiti non è riuscito ad aggiudicare alla comunità sarda la possibilità di essere rappresentata nel Parlamento europeo. Il dottor Megaleddu inoltre è stato membro del WWF nel 2004-2005. Per tale associazione ha svolto attività di consulenza gratuita durante la vicenda dell'incidente del sottomarino nucleare americano nell'arcipelago della Maddalena, partecipando a numerose assemblee pubbliche e illustrando ai cittadini i rischi ambientali e sanitari che loro correvano. Nel febbraio del 2005, sempre come consulente a titolo gratuito di tale associazione, ha partecipato nel Senato della Repubblica all'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago sopracitato, presso la 13ª Commissione Permanente. Nel 2005, con il comitato Noi Scoria, composto da Rete Lilliput, Sardegna Nazione, Gettiamo le Basi, Gallurano Scorie, Verdi e WWF, promuove il referendum abrogativo della legge regionale numero 8 del 2001 che consente l'importazione in Sardegna dei rifiuti tossici provenienti da altre regioni o altri stati, qualificandoli come materie prime. Nonostante la forte opposizione dei sindacati e dei partiti tradizionali, il quorum viene raggiunto nelle principali città dell'isola, anche se le difficoltà di raggiungere tutti i piccoli centri non permette di raggiungere il quorum complessivo, per appena il 2%. Dal 2005 al 2007 è consulente a titolo gratuito presso l'assessorato alla sanità della Regione Autonoma Sardegna nel gruppo tecnico Ambiente e Salute. Nel 2007 si schiera a fianco della comunità della Media Valle del Tirso, che si organizzano contro l'inceneritore a rifiuti a biomasse proposto dalla vecchia giunta. La tenacia del comitato contro Ottana induce la giunta a rinunciare al progetto nel 2008. Il 30 gennaio 2010 è stato insignito dalla consulta provinciale del volontariato per il premio Il Nuraghe per l'impegno profuso nel volontariato per il settore ambiente. Come membro e componente dell'albo degli esperti ISDE, Italia Medici per l'Ambiente, e come presidente delle sezioni ISDE Sardegna, in questi ultimi anni ha prodotto numerose osservazioni tecnico-scientifiche nelle procedure di progetti e piani riguardanti prevalentemente il settore energetico, valutandone le criticità ambientali, sanitarie, qualora presenti. Ha partecipato a numerose assemblee di cittadini durante il referendum regionale contro il nucleare e durante la campagna di sensibilizzazione e creazione di consapevolezza sui problemi ambientali e sanitari relativi ai siti di interesse nazionale, vedi Porto Torres, ai progetti di impianti a biomasse e a biogas e di trivellazione per idrocarburi e per geotermico, tra cui il progetto in cui ci siamo ben conosciuti, lo conoscevamo da prima, in cui abbiamo lottato fianco a fianco il progetto denominato Martis, che riguardava le famose trivellazioni, che con una bella lotta, non solo con
con i nostri paesani di Martisi, ma assieme alle associazioni, ai gruppi che ci hanno dato un colpo di mano, abbiamo respinto. E dopo un anno hanno rigettato la famosa multinazionale, non è più intervenuta. Oggi mi sento di affermare che la sua scomparsa è compensata dalla ricchezza umana che egli ha saputo trasmettere in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che oggi ne continuano con passione la sua opera. Ci lascia una grande eredità che tutti noi in parte abbiamo vissuto e condiviso, quella di lottare per la nostra cara Sardegna. A Vincenzo, a nome di Martis, grazie. Forza Varis. Adesso i due figli qua presenti del dottor Vincenzo Migaletti, Vincenzo, scopriranno la bandiera per l'intitolazione del centro. Vincenzo, prego. Adesso possiamo entrare tutti dentro. Ma guardi che piccolo portiere.